Assessore, se hai bisogno di una rinfrescata, camera mia è come fosse camera sua. Grazie, una bella rinfrescata ci vorrebbe. Ah. Sono salito a piedi, l'ascensore era fuori uso. Lello? Lello, scusa, ma hai rotto l'ascensore? L'assessore è salito a piedi, bisogna far licenziare il portiere. Può essere. No, ma che diventa portiere io, cambierà tutto in questo modo. Il nostro mazzo. Secondino, molto valido. Assessore Cardellino, ci è mancato poco che non mettevamo il palazzo a lutto. A lutto? No, ma che... Ma perché c'è morto nel palazzo? Ma quale morto? Ma quale morto? Quale morto? L'ascensore, che è morto pure oggi. L'ascensore! L'ascensore è morto pure oggi. No, perché se c'è un morto nei paraggi io scappo come una lepre. Temo malocchio e pompe funebri. Pure io. D'altronde, se ci fosse stato un morto nel palazzo, avreste annullato la festa, no? Ma noi parascandolo, siamo così devoti, così sensibili. Fatti questo. Ah, perché io sono molto superstizioso. Ah, pure io. Certe cose mi fanno impressione. Pure a me. Già se vedo mezzo portone chiuso, mi farebbe impressione. E figuriamoci, ho libri per il film, panna nero. Io non fatti di famiglia. Io sono un cardellino. Se trovo un panno nero... Un cardellino incanta più. Hai fatto battuta? Involontario. Prego, assessore, prego, si accomodi di qua. Grazie. Non potete credere chi ci sta, gente senese! Sondaggio, senese si chiama così perché è toscano? Ma, commentate. E tu chi sei, bel ragazzo? Fernanda! Sei in bagna. Teresa? Sto facendo la pipì, ma neanche la pipì in pace si può fare! Ma ti devo parlare, è una cosa urgente purtroppo. Vabbè. Papà. Un momento. Papà. No, non mi chiama papà. No, vi devo dire una cosa importante. Che è successo? Ho fatto una scoperta incredibile. Ah, l'hai saputo pure tu? Ma io sono rimasto proprio basito. Basito? Non è termine che ti è consono, come mai? Ma sei ricco, sì. Basito, sì. O basato. Ma che basata, una volta che ne azzecchi uno, sorpreso. Esatto, è meglio. Oggi è il compleanno di Mirea. Purtroppo è capitato proprio oggi. Ma quanti anni fa? Non è questo, 18. Ma quando è nata? Nel 2000. Mo fate, 2000 più l'età di Mirea che 18, quando fa? 2018. Teresa? Papà, no, però non è che vale solo per Mirea. No. Facciamo con me. Domandatemi, quanti anni tiene? 30. Domandatemi, quando si nata? 1988. Mo fate, 1988, stesso gioco di prima, più 30, quando fa? 2018. Mi dici che hai scoperto? Teresa? Teresa? Papà, non mi chiama papà. Signora Lucia. Signora, che fa? Se ne va? Ho visto che non venivate, non volevo disturbarvi. No, che disturbate, dica. Volevo solo chiedervi di fare più piano, solo questo. Chiediamo scusa. Ah, sto preparando la salma e mio padre era molto alto. Ah, la signora sta preparando un salmone. Sì, sì, a tartino. Vuole un aiuto, signorina? Non vi preoccupate, lo so che avete un evento importante, i 18 anni di vostra figlia. L'unica attenzione che vi chiedo, visto che c'è il secondino, fate chiudere il mezzo portone del palazzo. Solo questo. Beh, d'altra parte si usa, vabbè. Ah, e fate mettere pure un bel drappo nero. Solo questo. Sempre nell'ingresso. Illuminate solo coi candelabri, eh? Solo questo. E dove li prendiamo, sti candelabri? Quelli della festa prendiamo. Sì. Ah? Mettiamo anche il quadernone per le firme. Sì, grazie. Mettere anche un sottofondo di musica funebre. Sì, facciamo proprio la cappella funeraria nell'ingresso. Grazie, mio padre vi ringrazierà dall'alto. Buona festa. Gennaro, ascoltami, concentrati. È tua moglie che ti parla, sei concentrato? Generale d'armata, dimmi. Dove sei? Dove sono? Sto tornando a casa, in taxi. Bravo, hai preso le candeline? Sì, ho ritirato anche i confetti, rosa rosa. Bravo, adesso vai a prendere le olive. Le olive? Ma di meno, abbiamo preso quel po' di catering, c'è bisogno delle olive. A me piacciono le olive di Don Vincenzo, che ci metti? Prendi la tangenziale, arrivi a Capodimonte e trovi a Don Vincenzo. Quante ne prendo? 12 kg. 12 kg di olive? Ma che dobbiamo fare? L'olio dobbiamo fare? Non fare il polemico. Amore mio, dopo ti allunghi e vai a prendere i fuochi d'artificio. No, i botti no. Mica è l'ultimo dell'anno e poi i botti sono pericolosi. Ma è bello! Sei un cacazzotto. Azione!
voce. Ma non c'è sta una persona che sta male qua su. Stai tranquillo, Gennaro. Non ti preoccupare, io porto bene. Il vecchio non è. Come titolo Una festa esagerata, parla per l'appunto di una festa organizzata per il compleanno di mia figlia, di 18 anni. Mia moglie, che nel film è Tosca d'Aquino, è una donna abbastanza rivista, ambiziosa, per cui organizza questa festa come se fosse l'occasione per una promozione sociale, per mettersi in mostra e così via. E mettendo in croce me, che invece sono un uomo abbastanza mite, tranquillo, che si accontenta di quello che ha. Il mio personaggio è un personaggio veramente strepitoso. Perché strepitoso? Perché io adoro gli eccessi, perché è una donna talmente assurda, talmente legata a tutto ciò che è immateriale, che deve apparire, che è assolutamente esilarante. Io sono Lello, sono il secondino, sono il viceportiere, ma io aspiro a diventare portiere di questo condominio bellissimo, e chiaramente sono uno che ci tiene, fa politica tra gli inquilini, quindi si devono corrompere questi inquilini facendogli dei favori, perché lui aspira al voto. Lello, punta Lello, Lello potere, Lello potere, Lello potere. A poche ore dalla festa, che è ormai organizzatissima, ci sono 150 invitati, muore l'inquilino del piano di sotto, che è un signore di 92 anni. Per cui si passa dalla, dice, Madonna, è morto, poveretto, 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 dalla misericordia si passa all'odio per quest'uomo che si è permesso di morire proprio oggi che c'è la festa, ma non poteva morire un altro giorno, e si ragiona sul dispetto che ci ha fatto quest'uomo che in realtà è semplicemente morto. Io sono l'unico a difendere il lutto, l'unico che vorrebbe evitare di fare questa festa, perché secondo me è sbagliato eticamente e moralmente, mentre gli altri, mia moglie in testa, la vogliono fare a tutti i costi, per cui mi costringono a trovare una soluzione pur di portare avanti il loro programma. Non vi dico qual è la soluzione perché dovete vedere il film, però ci porterà poi a una separazione totale, me da tutto il resto della famiglia. Il film ha una grande difficoltà, che si svolge tutto in tempo reale, in un'ora e mezza, un'ora e mezza di seguito, il che rende molto difficile, perché non è che hai delle pause, cambi location, e la scena, è un continuo, per cui devi tenere sempre presente quello che è successo fino a quel momento e insomma portare una continuità e drammaturgica e interpretativa e estetica, insomma questo ha creato abbastanza tensione. Attenzione buona, C'è un contadino che sta zappando un terreno, arriva una macchina dei carabinieri nel sentiero, in salita, in retromarcia. Stai registrando, bastardo, inside. Il contadino guarda, scusa, ma perché andate sul retromarcia? Ah, c'è un'altra che dopo sopra non si può girare, non c'è spazio per fare inversione. Dopo mezz'ora tornano in retromarcia. Il contadino guarda, cazzo, si sta tornando di nuovo in retromarcia? Sì, si poteva girare. C'è Iaia che si sta sbagliando. Il mio operatore non legge la sceneggiatura e allora si preoccupava che avessero sbagliato il trucco al povero Vincenzo. Tu hai detto trucco? Io non porto trucco, io dico battute. No, che invece deve sembrare truccato da indiano, ma lui non lo sa. Io India da Monda Ruscello. Hai capito? È semplicemente lavorare con chi non legge. Ha detto che non ha letto il trucco, ma io ho letto 3 volte ho letto. Solo che soffro di amnesia, capito? Mi scordo le cose, quindi sono un po'. Località.
molto rusticata India, capito? L'ho letto tutto. Io dico battute, lui contento, lui paga, io contento, io a casa, capito? Ma come faccio a fare su via? Sono stati molti momenti di divertimento perché siamo tutti amici e quindi si rideva spessissimo sul set, anche durante le riprese. E faccio un esempio su tutti, Massimiliano Gallo, che ha veramente una vera e propria debolezza con me, perché se lo guardo ride mentre giriamo. C'è stato un momento in cui ho girato una scena in cui lui sta da una parte e io dall'altra di un vetro, di una finestra, per cui il suono nel film non ci si sente bene, per cui io dico passa di qua, passa di qua, e lui dice non c'è tempo, non c'è tempo, talmente tante volte abbiamo dovuto ripeterla questo non c'è tempo perché rideva. Che è diventato addirittura uno slogan che la troupe mi ha fatto un regalo alla fine del film, una serie di magliette su cui c'era scritto una festa esagerata da una parte e dall'altra parte non c'è tempo, perché era diventato uno slogan ed è diventato lo slogan del film. Però diciamo che con Vincenzo, ti posso dire, è sempre una festa esagerata. Per gli amanti del cinema italiano ci sono delle novità in arrivo, dei work in progress, a partire dal nuovo film di Gabriele Mainetti, che pare stia lavorando ad un progetto misterioso, nel senso che non se ne sa ancora una cippa, e sono appena iniziate le riprese, però so che sarà cosceneggiato insieme a Nicola Guaglianone, con cui già aveva collaborato per Lo chiamavano Gigrobò. Il film dovrebbe intitolarsi Freaks Out, però potrebbe essere provvisorio e attualmente viene classificato come drammatico. Anche Matteo Rovere, dopo Veloce come il vento, tornerà presto con un nuovo film dal titolo Il primo re, una coproduzione italo-belga a sfondo storico, e nel cast vedremo Alessandro Borghi, Fabrizio Rongione ed Emilio De Marchi. Una particolarità del film è che verrà parlata una lingua ricostruita precedente al latino. Allora, ho destato la vostra curiosità? Presto vi darò maggiori dettagli su trama e date di uscite, quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando. Ciao da Valeria!